Pronto? Stefano? Stefano, mi senti? Valentina, dimmi. Ma mi ascolti? Dai, dimmi, dimmi, Valentina, che c'è? Dove sei? Tieniti forte. Senti questa. Sono a Parigi, a casa di... prova a indovinare. Non lo so. Stai a sentire. Sono a casa di Carla e Nicolà. Carla Bruni e Nicolà Sarkozy. Capito? Stefano? Pronto? Stefano? Stefano? Oui, Carla, j'arrive. Ma dove vado io? Ah, non lo chiedo a me. Io sono nato e vissuto qui, ma non ho mai preso un treno. Dove vado io che non ho mai preso un treno? Where do I go now? I never catch the train. Dove vado io? Dove vado io? Che non ho mai preso un treno. Dove vado io? Dove vado io? Dai, dai, che non ho mai preso un treno. Grazie, grazie. Dove vado io? Che non ho mai preso un treno. Dove vado io? Che non ho mai preso un treno. Alberto. Sì, sto arrivando. Sono un po' in ritardo, ma arrivo, No, guarda, senti, non c'è bisogno che ti precipiti. Hanno messo i sigilli. Che cosa? L'ufficiale giudiziario. Hanno chiuso tutto. L'ufficiale giudiziario, sì. Ciao. Va bene, ciao Alberto, ciao. Va bene, ciao. Grazie. Grazie, mamma. Ciao. Allora, andate dentro, tu mettiti il maglione che fa freddo. Ok. Sì. Guarda che schifo. E questo? Quando l'ha comprato? Sono 245 euro? Sì, 245, subito. Carta bancomat, signora? Carta, grazie. Non va? Non va? No. Allora provo con l'altro, aspetti, Ecco qui. Neanche questa? Neanche questa? Beh, alle volte succede, Il bancomat. Il bancomat. Prego. Non va. Forse ho sbagliato a fare il numero. Qui dice credito non disponibile. Non va. Oddio, che vergogna. Che vergogna. Grazie. Dove vado io? Dove vado io? Hai rotto il cazzo! Lo so, Stefano, lo so! E perché continui allora? È il mio lavoro, Stefano! Qual è il tuo lavoro? Strillare così, No, no. No, e qual è il tuo lavoro? Devo stare di guardia. E quindi qual è? Guardare. Guardare. Oh, e guarda, non parlare, guarda. O se parli, parla così, normale. Più piano. Piano.
Sì. E guarda, io sono comunque tranquillo se ti vedo muto. Cioè, non è... Il ruolo, do sicurezza qui. No, non te lo dai a te, però. Grazie, Stefano. Ciao, Franco. Ciao, Stefano. Saluta Michela, Stefano! Saluta Michela! Ciao, Giulia. Questo è mio. Sì, è un regalo di una fan, di una groupie. Sono fan un po' più aggressive, a volte ci si accoppiava anche. Mi ricordo, era un concerto a Busto Arsizio, era una rassegna del... Busto Arsizio. Sai, Giulia... Bambini, lo zio gioca con voi tutto il pomeriggio, lo no, sapete? No, no, Giulia, Giulia, per favore, Giulia. Oh, ma non c'è nessuno in casa? Eh? Forza, in circolo! Dai, forza, forza! Mamma! Mamma! Sì? Come va? Tutto bene? Insomma... Buongiorno. Lui è Alberto, mio figlio. Ehi. Fa l'imprenditore. Tu adesso sai cosa devi fare? Compri il supermercato e li licenzi tutti. Sì, vabbè. Senti, vai a vedere che tutto sia a posto. Vedi se tutta la roba è caricata. Tutta. Poi dopo ce ne andiamo. Sì, io parlo un attimo con diretto. Ti ho preso anche il prosciutto crudo, quello che piace a te. Ah, ma che bello, grazie. Sì. Buongiorno. Lei è direttore? Sì, sì, sono proprio io. Quanto ammonta il conto? Sono 245 euro. Né più e né meno. Lei è un imprenditore? Sì. Pensa che questo possa coprire le spese? Assolutamente no. Mi dispiace proprio. Ma non l'ha posso... visto bene? Sì, l'ho visto, ma non possiamo accettare bene in natura. Non possiamo fargli barare. Ma cazzo! È d'oro bianco, non è mica fuffa. Forse anche un chilo d'oro, ma non lo posso accettare. Faccia un'eccezione, per l'amor del cielo. Ci sia qualcuno più alto di me che dovrebbe dire di sì. Eccolo qua. Io? No, dico no. Di sì, sono più alto. Senta, io... Io sono Alberto Nardini, sì. Dell'azienda Nardini e figlio, figlia. Quella delle operazioni simpatia! Sì, ricordo! Contro l'apatia, operazione simpatia. Cosa mi ha fatto venire in mente? Piacciono le ciliegie? A me non c'eri tu, ecco, la carta di credito che non funzionava. Vabbè, ma non lo sapevano che eri te. Sono arrivato io e mi sono posto tutto, dai. Sì, sì. Cosa vuoi che sia? I problemi sono altri, sai? Guarda chi c'è! Ciao, papà! Allora? Che fai, non scendi? No, beh, vado a fare un giretto. Torna subito, Sì, torno subito, sì. Ciao Franco! Buongiorno, signor Nardini! Signor Walter, mi dispiace tantissimo, mi dispiace tanto. 40 anni di lavoro, chiuso tutto con un'etichetta. Venga Manuela, la porto a casa. Grazie. Il presidente dei giovani industriali, un elemento fantastico, eh? Assessore alla cultura. Poi abbiamo il responsabile per l'innovazione e la ricerca, poi il delegato alle politiche giovanili, un elemento fantastico, è pieno di idee, velocissimo. Sono tutti amici, i quattro amici, i tuoi problemi sono i nostri problemi. Sì, sono. Vuol dire andare in fabbrica a trovare sigilli? Antipatico. Molto antipatico, molto antipatico. È vero. Noi una soluzione ce l'abbiamo. Dove siamo qua? Dove siamo qua? No. Al club? No.
Siamo in Europa. Quello sì. E allora che facciamo? Noi gli freghiamo un po' di soldini a questa vecchia Europa? No, 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 no. Detto così non mi va. Lo sai che quel... Io ti voglio bene, perché tu sei antico, sei demodé, sei una persona onesta. È vero. Allora facciamo così. Manteniamo la fabbrica, cambiamo l'intestatario e ci facciamo fare un bel finanziamento a fondo perduto. Eh? Detto così mi piace già di più. No. Abbiamo un problema, abbiamo un problema. Dobbiamo cambiare intestatario. Voglio dire Alberto, no, perché braccia rubate al tennis. Pam, 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 pam. E via. Stefano suona la chitarra. Trin, 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 e non, no. Ci vuole una persona nuova. Ci vuole un elemento rapido di pensiero, concreto, innovativo, ma tradizionalista, affascinante, bello. Credente, credente, sì, molto credente. No. Michela, già? Michela, delle volte le soluzioni davanti al naso non le vedi. Ma sei un genio, sei. Ma grazie, ma come faccio? Buongiorno. Oh, salve, buongiorno. Buongiorno. Così, lei sa per caso se Michela Nardini lavora qua? Sì, 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 ormai da anni, sì, sì. E dove la posso trovare? Ma guarda, io oggi non l'ho vista, non ho idea. Non l'ho vista, va bene. Mi dispiace. Grazie, arrivederci, grazie. Walter, papà, come oh, sta? Paolo, vengo lì. Sì, sì, venga, io qua non posso... Salve. Ma non deve essere in Parlamento? Mi hanno momentaneamente sospeso per instabilità di carattere, ma... Per fortuna che c'è Michela. Con lei non ci si annoia mai, c'è sempre qualcosa da fare. Lei è una forza, Michela. Cosa deve fare qua esattamente? Devo tenere d'occhio i delfini, anzi, mi scusi, perché devo segnare proprio i passaggi che fanno, perché Michela mi ha chiesto di... Guardi, vede, quello lì è Flipper, uh-huh, e quell'altro invece è Tubi. Ah, sì. Tubi è già passato 4 volte, sì, oggi, sì, mentre Flipper 2, non so perché. Okay, vabbè. Però io lo devo segnare, che Michela... Sì. Ma, senti un po', Paolo, io avrei voluto sapere, Michela... Cosa fa esattamente? Ma questo è semplicissimo, perché è tutto segnato qua, ecco, c'è una sua scheda. Dal lunedì al giovedì è biologo qui per il WWF, contemporaneamente è consulente per il WWF, e poi sta in finale, poi le giorni pari è volontario sociale. Tutti giù! Mentre nei giorni dispari è con la Croce Rossa. Ma sì, no, ma è qua? Sto buco qua? Cos'è? Ah, quello è mercoledì. Nessuno sa cosa fa Michela il mercoledì. Nessuno. Bene. Alberto, sta cercando di lavorare. Beh, stiamo giocando agli indiani, io sto montando la tenda. Allora, ma che tenda? Che problema c'è? Quella con cui andavamo in vacanza adesso è casa mia. Vuoi un tè? Ci fumiamo la calumet della pace. Cosa Senti, vuoi? Alberto, io devo parlarti, va bene? Ho delle cose importanti da dirti. No, te le dico io, nuove, fresche, interessanti. Hanno messo i sigilli alla fabbrica. Il fallimento non solo è totale, ma tra un po' sarà anche di dominio pubblico. Il papà lo saprà tra mezz'ora. Però io amo Riamato. Sì, ok? Beh, ecco, a questo proposito, io ho incontrato Giulia con un tuo bracciale che ho dato. Sì, un caro ricordo, ma quelli sono solo oggetti. Dile che se lo può tenere tranquillamente. A me non interessa niente. Tu vai, componi. Io credo in te. Vai, fratello, vai. Vai però, non mi vedi come sono messo, vai. Springtime, I had a painting on the wall with your colors and a black line. It was sprinkling, but there was long and moving all around me. I remember your car crash and moving all around her.
sun was flying over our lost sights and a maze over again. When I met you, it was springtime. I had the painting on the wall, and you knew it all around me. Christianity doesn't work when I see you in the moonlight. And I painted on the wall, and I buried it in the woods. And it grew when I credit you. The bike stolen, I'm so nearly touched, and the main was over again. But when the morning came in, on the snow when I diceva che viene ogni mercoledì sera. Ogni mercoledì sera, e quasi sempre alla stessa ora. Ordina le sue fettuccine al ragù, la sua acqua liscia, poi si mette seduta lì e mangia tutta da sola. Sì, e poi? E poi... pensi che qui la chiamano la ragazza dei delfini. E credo che qualcuno venga qui anche solo per vedere lei. Pensi un po'. Mi scusi, ma lei non è la ragazza dei delfini? Sì. Piacere, Giuseppe. Piacere, Michela. Posso... Prego. Grazie. Lei li fa sedere, comincia a parlare e non smette più. Come stanno i delfini? Bene. Cioè, abbiamo avuto un problema con Flipper. Ah. Perché ha avuto un'infezione. Allora abbiamo dovuto dividerlo dagli altri delfini. Però adesso sta meglio, si era un po' graffiato il rostro. Credo che abbia proprio bisogno di parlare. Ma, diciamo, a parte parlare, diciamo, succede qualcos'altro, diciamo, che lei sappia? Questo sinceramente non lo so. Io ho una bella ragazza, insomma, qualche volta l'ho vista con ragazzi un po' più giovani, carini, sono usciti insieme, ma sinceramente non lo so. Scusi, lei non è la ragazza dei delfini? Sì. Posso sedermi? Prego. Fare alcune domande. Uh-huh. Come stanno i delfini? Bene. Lo stavo dicendo prima alla signora, abbiamo avuto un pochino di problemi con un delfino. Però sa una cosa? È una cosa strana. Cioè, si ammalano in un attimo. Ma se non dovesse più venire qui il mercoledì sera, mi mancherebbe. Scusi, Sam, no, diciamo, cosa tra uomini, non so offenda, ma... lei ci ha provato? Io? Più o meno, ma dipende, tipo 35, 40 anni. Adesso stiamo un po' curando per lei perché è vecchiotto, è quello più vecchiotto del gruppo. Ma lei è un poliziotto? No, sono suo padre. Wow! Wow, shut up! What a bad night! Che cazzo vuoi? Che canti? Cosa canti? Canto roba seria, non le tue cagate. Ciao Michela. Posso farti qualche domanda? Ciao. Cioè, per esempio, come sta Flipper? Bene. Io devo parlarti perché non ce la faccio più a tenermi dentro questo macigno. Lo capirà, adesso allora ti dedico tutta la mia attenzione. Ecco. Sentiamo. Cioè, tu quando hai finito il delfinario e dopo hai raccolto le firme per la Costituzione, dopo cosa fai? Allora, innanzitutto tu non sei un rocchettaro. Idiota, cioè proprio non ci sei. Fallito, invidioso, solo perché io ho delle fans e lui no. Che cos'è? Lo fa di mestiere. Hai delle fans? Sì. Ha delle fans. Poi, la cosa importante che ti voglio dire... Papà, io lo so che cosa mi vuoi dire. No, tu non lo sai. Tu non lo sai. Io ti devo dire una sola cosa. Oh. Nadine, batte. Tu devi essere felice. È una prostituta, ecco. Stupidino. Adesso io so che può sembrare un giudizio piccolo borghese, ma lei esercita da talmente tanto tempo che ha la partita IVA. Io te lo volevo dire. Tocco di merda! Ecco che io sono felice! E tu!
sei invidioso! Ma zitto per una volta che mi va bene una cosa, non è invidioso! Che tu devi fare quel che vuoi e basta. Capito? Io sto già facendo quello che voglio, papà. Perché c'è sempre un problema? Perché non può essere tutto più semplice? Guarda che per me è semplicissimo. Fin banale. Io adesso vado da Nadine. E fuck the system. Fuck the system. Ma quale fatto the system? Sei tu the system! Coglione! Senti, mi hanno detto... No, ho saputo del... Mi ha detto del tuo lavoro! Mi guardi così! Non è vero! Non è vero! Sì, è così! Dai! È forte! Vuoi che non ci vediamo più, Alberto? Eh? No! Ma non voglio che non ci vediamo più, ma scherzi! Alberto, io e te non stiamo insieme. No! Ma ci divertiamo insieme. Hai capito? Questo è! Facciamo che questa è l'ultima storia insieme, ti va? Ci penso. Nadine! Ciao, scusa, ti ricordi? Sono Stefano. Lo so chi sei. Sì, anche se l'ultima volta che ci siamo incontrati, insomma, non stavo benissimo. Non che adesso sia cambiato. Sei veramente un cretino. Sì. E lo sai anche? L'ho sempre saputo, sì. Senti, Nadine, non voglio rubarti del tempo, presumo, molto utile e importante. So che quello che ti sto per dire, magari detto da me, fa un po' ridere. Arriva al dunque. Nadine, mio fratello Alberto ha una famiglia, è una famiglia.